Edoardo Tavassi rompe il silenzio sul non è successo niente, serata goliardica. Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP 7, anche Edoardo Tavassi è stato invitato nella rubrica online di Casa Chi. Nell'intervista il 38enne ha parlato della favola d'amore che sta vivendo con Nicolin Corvaia. Del rapporto attuale con Edoardo Donna Maria e del Vangate. Stando alla versione di Edoardo. Non sarebbe accaduto nulla di particolare, ma si è trattata solo di una serata goliardica fra amici. Durante il percorso nella casa del Grande Fratello VIP 7, Edoardo Tavassi è finito a televoto d'ufficio con Edoardo Donna Maria, Nicole Murgia e Nicolin Corvaia. I tre vipponi una notte si sono ritrovati nel van e vedendo la telecamera rivolta all'insù hanno deciso di scambiarsi delle confidenze personali. Manomettendo anche i microfoni ambientali. A Casa Chi, Tavassi ha raccontato cos'è accaduto realmente quella notte, in realtà non è successo niente. Era una serata goliardica. Il diretto interessato ha spiegato che vedendo la telecamera girata i presenti ne hanno approfittato per farsi delle domande piccanti. A un certo punto, lui e Nicole ne hanno approfittato per avere un rapporto intimo, da una cosa un po' romantica è passata la cosa della notte dei lunghi coltelli. Guardando il suo percorso, l'ex Geffino ha compreso che al Grande Fratello prima di parlare devi pensare bene le cose e quindi risulta una cosa stressante. Nell'intervista Edoardo Tavassi non poteva non parlare della love story con Nicolin Corvaia. Il 38enne ha riferito che la coppia sta vivendo tutto ciò che si era promessa di fare all'interno del reality show. Tra i momenti più belli che ricorda Edoardo, c'è sicuramente il primo bacio scambiato con la sorella di Clizia in Corvaia. Nicole si è fatta corteggiare per alcune settimane, prima di lasciarsi andare. In merito al futuro con la fidanzata, Tavassi non ha nascosto che vorrebbe diventare padre, un figlio un po' prestino. Ma perché no? Infine, Edoardo ha confessato che non parteciperebbe mai a Temptation Island con Nicole. Perché ha scoperto di essere molto geloso. Sophie Codegoni ha chiesto a Edoardo Tavassi se ha più sentito Edoardo Donna Maria. Visto che nella casa di Cinecittà i due avevano un bellissimo rapporto. L'ex Geffino ha riferito di non averlo più visto, ma Donna Maria a volte gli manda dei video in cui ricorda alcuni momenti trascorsi insieme. Tavassi e Donna Maria si sono allontanati per via dell'antipatia che c'è tra le loro fidanzate, il primo è fidanzato con l'ex fidanzata di Donna Maria. Inoltre Antonella Fiordelisi non ha mai nutrito simpatia nei confronti di Nicole. Per quanto riguarda il rapporto con gli altri ex compagni d'avventura, Tavassi ha riferito di essere molto legato a Oriana Marzoli e Daniele Dalmoro.